cosa che poi non ci andiamo più sopra. Vedi, ce ne sono qua. Però quello lì è una tariffa tua, no? Basta che la stazione spaziale geostazionale, sì, dicendo che irradia in una certa posizione, sì, della Terra. Se ogni nazione volesse la sua, dovremmo mettere come minimo certo, un certo numero, certo, di tipo i satelliti per certo, il GPS. Certo, sì, sì. Certo, ma il problema è che qui sì, quello che si pensa come strategia è di averne 5 o 6, perché così sono resti anche quelli di quell'ora che nascosto dietro, e sui continenti principali, e cioè Asia, Africa e America. E poi naturalmente nei vari continenti c'è la distribuzione dell'energia. Però insomma, dal punto di vista dell'efficienza è notevole, perché l'hai visto prima, sono 7 volte. Trasferito tutto a terra, io ho un pannello di 1 metro quadro per terra, un pannello di 1 metro quadro là, trasformati nel microonde, portato a terra, attaccato alla rete, io su questo qua ho 7 volte l'energia che ci ho superato. Ed è questo che fa. Però ripeto, se va avanti quest'altra cosa qui, non si farà più niente. Chi c'era delle domande lì? Non serve. Sì, no, mi sfugge un po' l'efficacia di questo sistema. Nel senso che, per quanto abbiamo detto che questi pannelli fotovoltaici in orbita riescono a fare 7 volte quello che avviene sulla Terra, il limite... No, non è che lo faccio 7 volte, loro hanno lo stesso rendimento che hanno sulla Terra. È l'irradiazione che dicevano che è 7 volte. Esatto. E quindi di conseguenza sì, producono 7 volte. Sì, producono 7 volte. 7 volte quello che serve. Il limite però, mi sembra di aver capito, che è la capacità di mandare la radiazione sulla Terra, sì, le microonde, che è di 10 watt a metro quadro, abbiamo detto. Sì. Allora, se abbiamo detto che a Milano ci stanno 167 watt a metro quadro di energia solare, sì, per cui io ho un rendimento medio, diciamo, del 10% di un pannello fotovoltaico, che sarebbero quindi 16,7 watt di energia elettrica, un sistema a metro quadro, un sistema di quello manda solo 10 watt a metro quadro. Sì, ho capito. Dal punto di vista, allora, intanto quei 168 watt a metro quadro sono relativi a una media, no? Che però i pannelli fotovoltaici io tiro fuori sono 25. Sono 25 contro i 10. Io ho detto, considerando 10. Tu dici l'area sarebbe 2 volte inferiore se usassi i pannelli fotovoltaici. È vero. Però qui ho messo l'enfasi su questo fatto qui, che lo spazio che occupi per la rete è uno spazio che di fatto lo puoi utilizzare per coltivare. Mentre invece i pannelli fotovoltaici no, da qualunque parte li metti, a meno che non li metti sulle case. Ecco, sulle case è per quello che prima insistevo. Se si facesse così da adesso, magari fra 20 anni i nostri nipoti si troverebbero i pannelli distribuiti in tutte le case. Hai capito? Vedendo la complicazione di questo sistema, mandare sì, in orbita, costruire, sapere, sì, cose, secondo me mettersi i pannelli sulle case sarebbe una d'accordo cosa più semplice e anche d'accordo più efficiente. Più... Io volevo capire un po' la necessità di fare queste cose, perché all'inizio il nostro pianeta era abbastanza equilibrato. Poi cosa è accaduto? Noi, estraendo fossili, energie fossili, abbiamo cominciato a compromettere questo equilibrio immettendo in atmosfera calore, lasciando il CO2, solo calore. Cosa succede? Piano piano, raggiungendo i pacchetti di calore, il sistema equilibrato comincia automaticamente a stabilizzarsi e a riscaldarsi. Cosa facciamo adesso? Oltre che, anche se dovessimo togliere i fossili, semplicemente ripetiamo lo stesso errore. Introduciamo pacchetti di calore presi dall'esterno sul nostro pianeta, destabilizzando ancora un sistema equilibrato. Posso rispondere? È un problema di ambiente. Noi non è che produciamo calore perché ci piace scaldare il pianeta. Noi produciamo calore perché quando mettiamo in moto la nostra macchina, il 70% dell'energia della benzina va a finire il calore che dissipiamo nel radiatore, che buttiamo fuori tutto il scarico. Ma se potessimo usarlo al 100%, noi saremmo ben contenti di avere la nostra macchina fredda. È un effetto secondario, non voluto, è quello del calore. Anche qui, il calore, se dovessimo utilizzare questo sistema qui, non è che quel 10% di energia che ci arriva giù, che perdiamo nella conversione, vada a scaldare più di tanto. Perché è ben poco, 10%, anche 5%. Esperimenti fatti che dicono che non perdiamo più del 5%.
Però sono d'accordo con l'opinione di molti che sia un'impresa titanica da vedere così. Però qua ci vorrebbe anche un diagramma che non ce l'ho messo, che fa vedere la crescita tecnologica negli ultimi anni. Io se mi avessero detto nel 1950, come Kennedy nel 63 ha detto entro la fine del decennio andiamo sulla Luna, io avrei detto un bel film di fantascienza, ma loro non ci vanno. Invece cavolo ci sono andati. E non solo, stanno succedendo delle cose con delle tecnologie che forse qualche anno fa non ci aspettavamo. Insomma, voglio dire, il gap tecnologico non lo dovete vedere con un grosso limite, è solo questo di soldi. Nel momento in cui c'è l'interesse a fare questa cosa, vi garantisco che queste cose qua le fanno. Domande ancora? Qui, sì, va bene. No, parli forte, dai, okay. non ti voglio far camminare. Stendere tutti questi pannelli in atmosfera, non c'è pericolo che qualche oggetto vagante vada a distruggere tutto? Ah, questo pericolo c'è, ma questo pericolo c'è comunque. Voglio dire, è più pericoloso un oggetto che va a distruggere una stazione spaziale con nessuno sopra o un oggetto che va a distruggere una stazione spaziale come quella che c'è adesso con dentro 6 astronauti? Forse più pericolosa è questa, e quella c'è già. È un problema statistico. È vero che ci sono. Ah, se continua così ce ne saranno sempre di più di probabilità che vada storta. Però è anche vero che c'è una presa di coscienza notevole adesso tra le agenzie spaziali di tutto il mondo per far sì che qualsiasi cosa mettono in orbita deve avere un programma anche di deorbitazione, cioè di quando non funzionerà più deve avere i mezzi per poter morire l'atmosfera, essere bruciato l'atmosfera. Però ci sono sempre incidenti e sono quelli più pericolosi. 2 anni fa, se ricordo bene, un satellite russo in disuso e un satellite americano in disuso, guarda caso, russi e americani, si sono dati delle volte d'orbi da solo in cielo, volontariamente, si sono ridotti in migliaia di pezzi e questi pezzi sono senza controllo, che volano e ogni pezzettino, anche piccolo così, che viaggia a 28.000 km all'ora, in qualsiasi direzione, si arriva su una stazione spaziale si fa un buco della Madonna. Però quella lì sarebbe molto più su, sì, sarebbe 36.000 km, quindi è una stazione abbastanza pulita. Però ci sono anche lì, ci sono anche lì. A 36.000 km, no, l'atmosfera già è la fine della corteccia. L'atmosfera è a 100.000 km, non c'è più quasi niente. Domani ancora? Meteore no. Sì, anche le meteorite ci sono, però non possiamo tenere conto delle meteorite perché non facciamo più niente. Dico. In realtà un paio di domande. La prima, un po' di tempo fa, non era stato provato il sistema del tether, quindi del filo che praticamente sì. Tutti i satelliti, sì. Non potrebbe essere usato per... No, è stato un fallimento per noi. C'era un astronomo italiano, il tether, quel satellite con il cavo che andando a tagliare il campo magnetico terrestre aveva dovuto produrre energia. Sì, però è un esperimento, proprio di verifica. Ah no, qui è un'altra cosa. L'ascensore spaziale è un'altra cosa. Sì, però una volta che fai un filo che fai su. Lo so, l'ascensore spaziale ne abbiamo parlato in una di queste conferenze qua, è un altro argomento ancora, però non ha a che fare con l'energia. Lì più che altro abbiamo un asteroide che tiene teso un filo, sempre all'equatore, che andando a girare intorno all'equatore con velocità superiore tende a tirare il filo. E poi su questo filo, ammesso che si riesca a farlo, perché il problema è proprio lì, ci puoi fare andare su e giù quello che vuoi. Si può anche trasmettere l'energia, sì. Però il problema è che cosa fai poi? No, il problema è che se il costo qui, ecco, diciamo così, per rispondere se penso alla tua domanda, il costo di tutto questo apparato qui non è la trasmissione dell'energia. La trasmissione dell'energia non costa niente. La rettenda è un affare che 10 km quadrati costeranno 20.000 euro. Non è quello il punto. È tutta la stazione spaziale che comunque dovrei fare lo stesso anche in quel caso lì, è quello che costa miliardi di dollari. Sì, scusi, proprio di quel progetto di cui stava parlando, sì. Cioè del... L'ascensore spaziale? No, l'ascensore. Aspetta, quello che non è andato...
Ma lì ci sono diverse considerazioni da fare. La prima, tu sai benissimo che sicuramente conosci la fisica, che nulla si crea e nulla si distrugge. Se io creo energia con un filo che farebbe un campo magnetico, questa energia cosa produce? Un rallentamento, un freno, è una forza contraria che si oppone a questa cosa. Quindi nel momento in cui io riuscissi con qualcosa che orbita a far produrre energia da un cavo, da una spira che taglia il campo magnetico terrestre, dovrei avere qualcosa che spinge questo satellite perché altrimenti cascherebbe giù. No? Quindi è per quello che dico questo esperimento, si voleva vedere un po', ma non ha avuto futuro. No, okay. Però ha funzionato, sì. devi spingere. Sì, hai una spinta, Hanno visto quel momento? Sì, sì. È come un esperimento, insomma, che è servito come quei due che sulla Luna, quell'astronauta della Apollo 14, credo, col martello alla piuma. No, l'11. Quindi con martello a piuma che davanti alla telecamera ha detto a tutto il mondo: oh ragazzi, adesso faccio questo esperimento qua. Se non cascano giù uguali, c'è da esprimere. Va bene, altre domande, vado avanti. Allora, quello del lunare, Elio 3. Elio 3. Cos'è questo benedetto Elio 3? Beh, è un isotopo dell'elio che anziché avere due protoni e un neutrone, due protoni e due elettroni, ha due protoni e un neutrone. Elio 3 perché c'ha appunto tre nuclei. Cosa c'ha di speciale questo? Beh, intanto non è facilmente reperibile sulla Terra, anzi non si trova proprio, si fa la fatica da cane tirarlo fuori. Ed è interessante, poi lo vediamo dopo, perché è un passo intermedio nella produzione, se si volesse produrre energia dalla fusione, è un passo intermedio che risolverebbe parecchi problemi. È da un po' di tempo che se ne parla di questa cosa, perché proprio con le missioni Apollo si è scoperto che la superficie lunare è ricca di questo elio 3. Perché? Perché sulla Luna si è verificato, come in tantissimi altri posti del sistema solare dove non c'è atmosfera, che per miliardi di anni quella superficie è stata bombardata dai raggi cosmici e dal vento solare. Bombarda oggi, bombarda domani, hanno trasformato il materiale, le molecole che compongono la superficie, l'hanno modificata nel tempo ed è venuto fuori una notevole quantità di elio 3. Facendo due conti è venuto fuori che con 24 tonnellate di elio 3, se avessimo le centrali nucleari in fusione, si possono soddisfare i bisogni di elettricità di un anno degli Stati Uniti. Si è andato a fare un confronto rispetto alle tonnellate di petrolio che servono per soddisfare un anno degli Stati Uniti, vi rendete conto di quale possono essere le risorse e i vantaggi. Ma parliamo un attimo prima della fissione, perché attualmente quando si parla di energia nucleare si parla di fissione, che deriva dalle prime esperimenti fatti da Enrico Fermi a Chicago, con la prima pila atomica, prima ancora della bomba atomica. E sostanzialmente si tratta della rottura in due parti di un atomo pesante, tipicamente uranio-235, che è una componente della famiglia dell'uranio che si ottiene appunto andando ad arricchire l'uranio-238, che è quello che normalmente si trova negli ossidi delle miniere. Quando questo atomo, il nucleo di questo atomo, viene colpito da un protone lento, perché se è veloce rimbalza, ma lento a una certa velocità, viene spaccato in due. Una parte di questo viene trasformato in cripton e l'altro in bario. E in questa deflagrazione vengono liberati tre protoni, i quali protoni vanno a colpire negli altri atomi. Se andiamo a pesare con uno su una bilancia questo qui e lo pesiamo dopo facendo questo più questi tre, scopriamo che la somma di questi è leggermente inferiore del peso originale.
una fetta di questa massa è andata persa in energia ed è quella che ha creato appunto l'energia atomica. Cosa sa di disgustoso questo lavoro qua? Che l'energia è prodotta, è intrinseca nell'uranio, e cioè l'uranio nel momento in cui è in questa condizione è in una condizione critica. Se io produco una massa critica, questo qui continua ad andare avanti a produrre scissioni fino a che c'è del materiale. Anche se io non ci faccio niente, lui continua ad andare avanti, no? E quindi se io spengo una centrale, quando dicono hanno spento la centrale perché c'è stato un terremoto, non è che sono attivati altri un interruttore che sono stati a Califeri, no? Lì non c'è nessun interruttore. Lì quando spegno la centrale semplicemente smetti di erogare energia, tiri giù le barre in modo da ridurre al minimo la reazione, che sono di fare delle barre di rallentamento, però queste reazioni qua ci sono sempre, ridotte al minimo, ci sono sempre, producono calore in continuazione. E se non c'è un impianto di raffreddamento, questo calore continua a aumentare fino a creare dei problemi. Ecco, questo sostanzialmente è alla base di tutti i casini che ci sono stati da Chernobyl a Fukushima. Ecco, gli incidenti di Three Mile Island negli Stati Uniti sono riusciti a contenere la fuga del serbatoio, quindi ha tenuto e non è successo questo, ma a Chernobyl e a Fukushima avete ricordate bene cosa è successo. Come? Sì, a corso l'hanno spenta, l'hanno tenuta avviata per un po' in attesa di non sia poi delle barre, pian pianino, ma noi continuiamo a pagare questa attività anche se non abbiamo mai avuto neanche un barco da corso. Sì. Bene, allora, detto questo, l'altra slide per dire la situazione del Cerno, sì? Sì, qua dici? Neutroni. Sì, anche dei neutroni, certo. Ecco, il problema è anche quello lì, no? Che questi qua, appunto, venendo espulsi da questo nucleo, producono delle altre scissioni e si va avanti così, no? Questo è il principio di funzionamento. Nella bomba atomica, per esempio, mentre qua si tenta di, in un qualche modo, di frenare questa propagazione attraverso dei materiali di uranio meno raffinato, diciamo così, rispetto a quello di una bomba, e con delle masse critiche inferiori, con delle barre che vanno a ridurre questa espansione, ecco, nella bomba atomica invece si ottiene il contrario, si cerca di avere la massima reazione possibile in pochissimo tempo. Mi scusi? Sì. Perché la questione del nocciolo è detta anche sindrome cinese? Sì, infatti, sindrome cinese, perché? Deriva da un film, no? Che hanno fatto tempo fa. Sindrome cinese perché dicono se negli Stati Uniti si verifica la fusione del nocciolo e questo uranio continua a scaldare, continua a sprofondare il terreno e va a finire fuori in Cina, che non è assolutamente vero. Si fermerebbe al centro della Terra lì, no? Si chiama sindrome cinese per quello. Attualmente parliamo qui, siamo nel 2016, quindi dopo i fatti di Fukushima, vediamo che in Nord America ce ne sono 118 funzionanti e 5 in costruzione, in Europa occidentale ce ne sono 2, una in Finlandia credo e una in Francia, che però non so a che livello siano e se stanno andando avanti. Nell'Asia ce ne sono 105 e ne stanno facendo 31, quindi fanno davvero. E centro-est Europa, parliamo di Russia, 14 e 70 funzionanti e così via, no? Fino in Africa non penso neanche ne erano 2 funzionanti. Questa è la situazione attuale. C'è da tenere presente che questi centrali qua non è roba che viene progettata per vivere 10 anni. Un progetto di una centrale nucleare prevede una vita di almeno 50-60 anni, altrimenti non ha senso. E queste invece sono le proiezioni. Le proiezioni sono queste qui. Parliamo centrale nucleare per generazione di corrente elettrica, la capacità per regioni dal 2012 al 2040. Ecco, vedete qua, nei paesi dell'OSCE, in Europa, nel 2012 sono di più di quelle che saranno nel 2040, perché ne stanno spegnendo. In America altrettanto, gli Stati Uniti sono fermi. Nell'Asia, ecco, se vedete qua, vediamo che abbiamo
Ecco, l'eclatante è questo qua, la Cina. La Cina ne ha un certo numero, questi qua sono, mi pare che siano, ecco, gigawatt. E quindi praticamente sono centrali, una centrale è fatta finire che sia un gigawatt. Sono una quarantina di centrali che attualmente sono a livello di 10-12, nel 2040 pensano di farne altre, arrivano a 150-160. E la Cina lo farà. Se non viene avanti qualcos'altro, state tranquilli che la Cina andrà avanti per lì. Così pure l'India, così pure gli altri paesi non OCSE dell'Asia e così pure il resto del mondo, tranne che i paesi dell'OCSE. Finché non ci sarà un accordo a livello internazionale che dice no, le cose facciamo così e basta, e loro fanno quello che gli pare. Cos'è invece la fusione nucleare? La fusione nucleare è un processo inverso, mentre nella fissione si tende a distruggere, a splittare, a dividere un atomo pesante, nella fusione si tende ad unire degli atomi leggeri. E quindi tutti gli atomi dal idrogeno in su fino ad arrivare al ferro, cioè quelli con un numero di elementi, un numero di protoni e neutroni inferiore a 26, tutte le volte che riusciamo a mettere insieme due, creo un elemento diverso che produce energia, perché la somma dei due atomi ha un peso inferiore del risultante, un peso inferiore della somma dei due atomi, e di conseguenza con la differenza di massa si produce energia. Dal ferro in su invece questo non funziona più. Se io dovessi mettere insieme due nuclei di ferro prenderei 100 di energia e ne darebbe indietro 98-97, ne darebbe indietro meno. Metti invece due atomi di idrogeno, spendo 100 per metterli insieme, ne darebbe indietro 200-300. Solo che non è facile, questo è il lavoro che ho detto prima, no? Cioè della fissione, c'è un atomo di uranio che pesa di più del prodotto della fissione, e in questo caso cioè nella fusione i due protoni e i due neutroni messi insieme pesano meno dell'elio che ho prodotto dopo nella fusione. L'energia mancante si incarna nell'atto segue la legge E uguale a MC quadro. Confrontiamo con la combustione per avere un'idea, no? Quando brucio del petrolio, del benzina, un pezzo di legno, un fiammifero, l'energia che ottengo è dovuta all'energia delle gas, no? E quindi degli elettroni al nucleo, ed è tipicamente il nucleo di idrogeno di 13,6 elettron volt l'energia. Invece l'energia che viene rilasciata nella reazione deuterio-trizio, quindi la fusione, è pari a 17,6 mega elettron volt, e quella di elio-3 è di 12,5 milioni di elettron volt, quindi un milione di volte superiore. Già qua verrebbe da dire, ma perché dobbiamo usare elio-3? E invece con deuterio e tristio otteniamo molto di più. Adesso lo vediamo. Quindi con un grammo di deuterio e tristio si potrebbe quindi produrre energia sviluppata da 1,3 tonnellate di carbone. I vari sistemi di produrre energia sono questi qua, sostanzialmente, no? Sono sostanzialmente quattro. A noi interessa questo qui, anche se ha un prodotto minore. Perché? Perché questi qua producono, questi due qua, questa da 17,6 e questa da 3,4, produce dei neutroni. I neutroni sono delle brutte bestie, perché nel momento in cui escono da una reazione, innanzitutto non sono controllabili, perché non sono polarizzati, quindi non riesco a contenerli. E dove vanno a finire comunque producono dei danni, perché rendono radioattivo lo schermo che ho messo alla parete. E quindi sono... produrrebbe radiazioni. Qua invece con l'elio 3, la produzione è elio 4 e due protoni di idrogeno. Due protoni di idrogeno innanzitutto sono ionizzati, quindi li posso controllare, li posso far andare dove mi pare. Non solo, ma possono essere convertiti direttamente in energia elettrica. E quindi qui l'energia elettrica si produrrebbe attraverso questi protoni e attraverso il calore prodotto da questa reazione. Andando a vedere più nel dettaglio, senza andare troppo dentro, la reazione protone-protone, che è quella che avviene nel Sole, no? Si parte dall'idrogeno, bisogna mettere insieme due atomi di idrogeno per ottenere un atomo di deuterio e poi sommare un deuterio per ottenere fuori il trizio, cioè alla fine
alla fine si ottiene elio 3, elio 3. Ecco, noi partiamo da qui. Se andiamo sulla Luna a prendere queste polveri, le utilizziamo e le aggiustiamo in modo tale da avere elio 3 puro, si potrebbe arrivare a una fusione molto economica e molto, molto efficiente e assolutamente pulita. Perché? Perché è pulita? Perché, come ho detto prima, si produce solo energia e due protoni. E non solo, ma se si spegne la centrale, si spegne veramente con l'interruttore. Quando dicono spegniamo la centrale a fusione, penso che ci arriviamo in fretta, basta che raggiungi l'interruttore e non scaldiamo più l'idrogeno, non viene più prodotta la pressione che genera appunto questa fusione e la centrale si spegne. Punto. Non ci sono radiazioni, non c'è pericolo di proliferazione nucleare, perché io con questa qua non ci faccio delle bombe. Qualunque cosa produca non riesco a fare una bomba con una centrale nucleare, con una centrale nucleare a fusione. Mentre invece con l'uranio o col plutonio di una centrale a fissione, invece riuscirei a farlo. Perché l'elio 3 non l'idrogeno? L'abbiamo detto prima, perché questi due protoni ad alta energia creati nella reazione possono facilmente essere controllati con campi magnetici. Il resto dell'energia prodotta in maggioranza è termica, si ottiene come al solito dalle turbine di vapore. Quindi, quando faremo adesso, vediamo un po' come funziona anche questa centrale, quindi capiremo anche meglio. Un reattore che sfrutti questa reazione ha alcuni problemi seri da risolvere. Ecco perché non ci siamo ancora arrivati. Ve ne dico uno in particolare. La reazione di elio con elio, o idrogeno o deuterio con trizio, per poter funzionare ha bisogno di temperature dell'ordine di 10 milioni di gradi. 10 milioni di gradi. Pressioni elevatissime. Per poter ottenere queste cose qua, abbiamo bisogno di campi magnetici molto forti. Questi campi magnetici molto forti si ottengono con superconduttori. E i superconduttori funzionano a meno 273 gradi. Ecco, allora voi dovete immaginare un affare grande come questa stanza qui, dove all'interno c'è una specie di ciambella dove circolano dell'idrogeno a 10, 12, 20 milioni di gradi e un metro più in là c'è un affare che deve funzionare a meno 270. Ecco, questa è la difficoltà più grossa. Comunque qualcosa hanno cominciato a fare. Vabbè, qui è questo l'ho messo perché la buona notizia è che pochi giorni fa, il 28/9, americani e russi, è stato questo annuncio qua, l'hanno fatto ad Adelaide in Australia, perché Adelaide? Perché l'Australia si è messa in testa di fare il suo spazio porto, siccome non ce l'aveva ancora, c'era solo dei rampetti qui avanti dietro, adesso fanno uno spazio porto e quindi ha fatto questa mega riunione con tutte le agenzie spaziali ad Adelaide. E russi e americani si sono messi d'accordo, almeno con una lettera di intenti, poi ci sarà da vedere se andranno avanti, io spero di sì, che include anche Cina, Europa e India, per arrivare sulla Luna. Gli americani collaborerebbero con i russi fino ad arrivare a una stazione orbitale intorno alla Luna, dove il progetto esiste già e ci stanno già lavorando. Poi i russi si dedicheranno all'esplorazione della Luna e gli americani si dedicheranno all'esplorazione di Marte, almeno questo è la lettera di intenti che io ho letto. Dietro a questa colonizzazione della Luna c'è anche l'appuntamento delle risorse, vedete qua una benda che va a rovistare tra le polveri. Adesso, attualmente, come siamo messi con la ricerca nel campo della fusione nucleare? Abbiamo un progetto che va avanti ormai dagli anni 50, che si chiama ITER. È un progetto internazionale che coinvolge mezzo mondo, è stato realizzato in Francia e ha l'obiettivo di dimostrare che una certa tecnologia è adatta per fare una centrale. Non sarà una centrale, sarà un affare che va per mezz'ora e per quella mezz'ora produce più energia di quello che è diventato, che sarebbe già il risultato. Per adesso non ha ancora fatto niente, ma è già un punto, nel senso che se andiamo a vedere, ecco adesso questo è solo uno scritto, ma sostanzialmente questa è la parte interna dove c'è questo flusso di idrogeno che viene continuamente alimentato dall'esterno, deuterio, che si fonde e produce elio, che essendo più pesante viene scaraventato poi fuori e viene riutilizzato.
e tutta questa cosa qua cosa produce? Produce calore, e questo calore viene preso fuori da delle serpentine che sono qua intorno, e tutto intorno c'è un magnete che deve fare in modo, siccome l'idrogeno qui è idrogeno ionizzato, quindi polarizzato, attraverso questi magneti si deve fare in modo che questi 10 minuti di gradi non vadano a contatto con la superficie esterna di questo tubo, perché se va a contatto chiaramente lo distrugge. Questa sarebbe la centrale completa. Qui dentro circola questo idrogeno che viene fuso e produce elio. Qua ci sono delle serpentine che vanno a scaldare un contenitore dove c'è dentro dell'acqua che produce vapore, che fa girare le turbine, che manda generatori e così via. Diciamo che da qui in qua è uguale a qualsiasi altra centrale, anche carbone, petrolio, sono tutti uguali. Quello che cambia è il modo di generare calore. Il progetto che dicevo prima di ITER, a cui facevano parte, fanno parte ancora questi paesi, con misure più o meno significative di budget, gli Stati Uniti si stanno tirando un pochino fuori perché hanno altre idee per la testa, è realizzata a Cadarache in Francia ed è in produzione, è cominciata nel 2007. Adesso sono già a un punto, se voi andate a vedere su internet, guardate il centrale ITER di Cadarache, vedete a che punto sono. Comunque qua c'è un lumino per farvi vedere le dimensioni, questo è il vano dove dentro scorrerebbe questo fluido, qua si vede pure meglio, questo è l'interno, fino a questo punto qua ci sono i vani. Tutti questi materiali qua sono materiali che vedono questo flusso che gira qua dentro a 10 milioni di gradi. Naturalmente questo flusso di atomi non deve toccare le pareti, perché queste pareti sono robuste finché volete, ma non riescono a contenere una temperatura del genere. E devono assorbire questo calore per poi convertirlo fuori in vapore. Qua intorno ci sono dei magneti superconduttori costruiti anche da aziende italiane. Una di queste è la SGI Superconductor di La Spezia, che ha realizzato 18 supermagneti destinati a questo ITER. È roba che gira su dei camion e blocca tutto il traffico, sono enormi, da qui alla in fondo. Devono lavorare a meno 263 gradi. Quindi, visto che le rinnovabili potranno arrivare al massimo al 30% delle fornizioni globali di energia primaria, non di energia elettrica, magari riusciamo anche a fare il 100% di energia elettrica, ma non di energia primaria. Primaria intendo dire la fonderia, ecco, che deve produrre della ghisa, dell'acciaio, fare andare con i pannelli fotovoltaici e dura. Una nave, un aereo, insomma, ci sono tante cose per cui è difficile riuscire ad arrivare al 100%. Ecco, con la fusione probabilmente il problema verrebbe risolto. I tedeschi stanno facendo un altro lavoro ancora, che assomiglia a questo qui, ma è veramente contorto, nel vero senso della parola, perché questo flusso, si vede che probabilmente, vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa. Ecco, qui lo stanno costruendo, velocizzato. Dopo c'è una simulazione che fa vedere come gira questo flusso. Questo è solo per farvi vedere che lo stanno costruendo, ci credono. Qui sono miliardi di enti. Ecco, vedete, il flusso praticamente subisce questa distorsione. Onestamente non ho capito il perché. Ma evidentemente è più facile controllarlo se gli si lascia fare questa turbolenza. Molte di queste elucubrazioni sono il risultato di simulazioni, non di prove pratiche. Ecco, vedete questo gas che non deve toccare le pareti e che viene sviluppato in questo modo. Andiamo avanti. Ecco, gli americani invece, come dicevo prima, pur restando dentro al progetto ITER, stanno sviluppando al National Laboratory di Livermore un altro sistema. Cioè il confinamento, quello di prima è il confinamento magnetico, cioè questi 10.000 milioni di gradi di idrogeno è confinato in quella ciambella lì attraverso campi magnetici che lo tengono bloccato lì. Gli americani invece usano il sistema confinamento laser, e cioè sostanzialmente
vedete questo affare, questa specie di cannone, lì in punta c'è una pastiglia di deuterio che si trova lì dentro, che a un certo punto viene colpita da 192 raggi laser molto potenti, che lo schiacciano praticamente, lo comprimono e fanno aumentare la temperatura fino ad arrivare alla fusione. E dopo che si è fusa questa piccolissima quantità di deuterio, questa pastiglia qua non serve più, ne serve un'altra, che poi a mitragliatrice viene generata questa fusione. A sentir loro, questa tecnologia, un po' forse vediamo meglio qui, ecco, sarebbe questo qua, addirittura c'è anche la foto del pezzo, eccolo qua. Questo è il piccolissimo pezzo, che vediamo anche qui, ecco, vedete, grosso così. E questa è la pastiglia di deuterio, torniamo un attimo indietro, ecco, che verrebbe colpita da 190 di questi laser. Il laser, vabbè, questo qui è un laser piccolissimo che non va neanche più. No, sì, ma io ho visto, noi quando lavoravamo in Comau, che facevamo anche robotica, c'era un robot da saltare, e mi ricordo benissimo una fiera a Chicago dove c'era un nostro componente della Fanuc giapponese, che nello stand il laser puntato a questa distanza di contro la parete, dove aveva messo prima un mattone, una pietra di quelle che sono a fare le case. Dopo 3 secondi si è venuta una macchia rossa e poi la pietra che colava, quindi dell'energia riescono a trasmettere un bel po'. E, ecco, questi 192 laser andando a colpire, molto più potenti, andando a colpire questo pastiglietta, lo renderebbero adatto come temperatura, come pressione, come ambiente a fondersi. Poi naturalmente deve essere scaricato e ricaricato un altro. Ecco, loro hanno dichiarato che sono ancora a un livello in cui mettono dentro 100 di energia per far andare i laser e ne ricavano dalla fusione 90-95. Uno dice, vabbè, non abbiamo fatto niente, sì, però ne ricavano 95, ricavarne un po' di più significa perfezionare le cose. Quando arriveranno a 101 il sistema è autoalimentato, ecco, per darvi un'idea. Ecco, qua un altro aspetto che vedete, questa è l'energia dei 198-92 laser. Molta di questa energia viene persa durante il percorso, solo una piccola parte arriva all'iniettore dove va a finire su questa pastiglia. Tutto questo qua si perde. Quando riusciranno a fare in modo che non venga perso, è chiaro che sperano. Però c'è un fatto che mi lascio un po' perplesso: è da almeno un anno che non se ne sente più parlare, e perché poi lì questo progetto era pagato anche dai militari, insomma c'è qualcos'altro dietro che non si sa bene, tanto è vero che loro restano anche nel consorzio. Comunque le iniziative internazionali sono la Cina, tornando all'Elio 3, un corpo chimico della Cina, cinese, dell'Accademia delle Scienze, ha detto che si adopereranno per l'esplorazione della Luna, soprattutto per ricavare appunto energia dalle fonti di Elio 3. Anche loro sono a disposizione, non hanno ancora un progetto di centrale, ma sia Cina che Russia che Europa e America sanno che ci si arriverà. Quindi l'Elio 3 è diventato l'Eldorado, insomma la Luna diventerà l'Eldorado del nuovo fonte di energia. Come si può portare sulla Terra il prodotto estratto? Perché prima ho detto che l'energia viene prodotta nello spazio nel caso dei pannelli fotovoltaici, non ha messo terra per dei robot, ma questo qui è materia, sono barili di roba. Come si fa a fare arrivare sulla terra? Beh, come il ritorno dell'Apollo, tenete presente che sulla Luna la gravità è un sesto di quella che c'è sulla Terra, no? Quindi ci vuole molto, molto meno energia per mettere in orbita e per lanciare verso la Terra. Oppure con catapulte elettriche, che sembra sia la soluzione vincente. Quindi frenate l'atmosfera terrestre, poi paracadute e recupero in mare o sulla terra così. Cos'è una catapulta elettrica? È un affare fatto del genere. Sulla Luna non c'è atmosfera, vedete semplicemente questa cosa qua. E c'è il Sole che irradia, come sulla Terra, 1360 watt per metro quadro. E lì non c'ho più di metro in orbita, basta che metti il pannello per terra e ho la stessa potenza che ho
sulla stazione spaziale che ho detto prima, perché non c'è nessuna tentazione, però la Luna gira e quindi anche lì c'è la notte e il giorno, anzi la notte dura ben 14 giorni. E quindi c'è un punto però al polo nord e al polo sud, sul fronte dei crateri, in cui girando i pannelli in questo modo io riesco a vedere il Sole sempre. Ed è lì che si pensa di utilizzare questi pannelli. Poi, con questi pannelli si farebbero andare una specie di cannone elettromagnetico che ha tanti magneti che in successione vengono eccitati e tendono di portare avanti questo tubo che tende ad andare verso l'altro una capsula. In questa capsula può ottenere anche qualche tonnellata di roba. Viene sparata fuori da qui e qui con l'energia che ha in connessione con la bassa gravità riesce benissimo a superare e arrivare fin sulla Terra. Adesso vi farò vedere un filmatino che ci sta, perché dura 5 minuti, dove non ci sono solo queste fonti energetiche, ma ci sono un pochino tutte quelle che penso di utilizzare nel prossimo futuro. E poi dopo vi lascio a voi le domande. Guardiamoci questo. Scusate, ma sempre di questo. Vabbè, qua dice ci sono diverse forme di energia a cui si pensa di utilizzare domani. Ha fatto la classifica. Le 10, ecco, la prima si mette in space e solar power, quella che abbiamo visto noi prima. Vabbè, qui dice che si può vedere in modo un po' diverso, comunque tanti specchi che trasmettono direttamente oppure attraverso questo imbuto che raccoglie con gli specchi e trasmette verso l'array di cellule solari e poi sono dentro di fronte verso terra. Vabbè, qua ci sono altre strutture, vi fanno vedere l'orbi, telai che possono ottenere non solo dei pannelli ma anche rifornimenti, anche altre cose. Questa qui è ridicola, comunque dice perché non utilizziamo l'energia? Vabbè, lasciamilo dire. Sì, poi parla di mettere anche sotto le scarpe, di mettere nelle braccia, insomma, di recuperare tutte le possibili immaginabili. Io lo trovo ridicolo, non so voi. Però ci penso, ma per caricare un cellulare, non posso dire, no? Per localizzare dove sei con un GPS, queste cosine qua. Sento dover usare batterie, ecco. Sì, quando muovi le cose, quando muovi il polso. Vabbè. Ecco, passiamo a questo qui invece sono le onde. E qua ce ne sono già tanti di sistemi che funzionano così. Le onde del mare. Adesso vediamo se vede bene. Ecco, ci sono tipo il borse di Venezia, no? Che anziché essere un affare comandato, è un affare che si lascia comandare dalle onde. Naturalmente dove c'è questo fulcro ci sono delle pompe, vedete, con delle valvole che il generatore non è lì, c'è solo dell'idraulica che fa scorrere un flusso continuo di olio o di liquido in un tubo che poi fa girare una pompa, fa girare un generatore. Però, avete visto, è tutto immerso con acqua di mare ed è roba che non dura molto. Ecco, pure questi altri affari qua che, vedete, anche qua c'è un pistone che va su e giù a seconda delle onde del mare. Poi c'è l'idrogeno. Ecco, qui lo vede sia come cella combustibile che come combustione ossigeno idrogeno, che sono due approcci diversi. Questo motore qua degli salti sono i motori più puliti di questa terra, perché sono nonostante che spingono ben 300 kg, 300 tonnellate per ogni motore, il gas di scarico è acqua. Questo è un aereo elettrico.
però adesso non sappiamo ancora i molto grossi, e questa è una macchina come quel CERN, cioè il serbatoio di idrogeno, lo si lo prende dall'aria, produce energia elettrica e scarica acqua, oppure acqua. Perché non ce ne sono ancora tanti in giro di queste macchine? Perché non è ancora stato risolto bene il problema della sicurezza. L'idrogeno non è quella benzina, è molto più pericoloso. A scioppa. Idrogen tank, sì, questo è il problema. Si pensa di utilizzare le spugne, qualcosa che non concentri troppo. Però perché il vantaggio rispetto all'energia elettrica è che lo carichi con un liquido, quindi il rifornimento in 2-3 minuti lo fai, come con la benzina, e andresti elettrico. Geotermica, ne abbiamo accennato prima, noi in Italia siamo abbastanza forti in questo tipo di generazione. All'Ardarello, in Toscana, c'è una grossa centrale, una delle più grosse del mondo, è piena di tubi, però insomma si produce energia gratis. Sì, qua siamo in Islanda, in altro paese che sfrutta parecchio questo tipo di energia, sono sopra la falda più grossa che c'è sulla Terra, quella dell'Atlantico. Diciamo perché non ho più attenzione. Ah sì, questa è la fusione nucleare che abbiamo visto prima. Ecco, c'è una cosa che io trovo meravigliosa nel modo di fare che hanno in paesi, soprattutto negli Stati Uniti, ci sono degli investitori che scommettono su delle idee e tirano fuori i soldi, non delle balle, tirano fuori delle pile di dollari e dicono spendeteli a fare questa cosa qua, se va bene il merito è mio, se va male pazienza, cioè cacciate via dei soldi. E ci sono delle aziende che stanno prendendo altre strade per arrivare alla fusione, non è escluso che prima o poi qualcuno ci arrivi. Non parlo di tasse, sì, sì, qua dunque passiamo ancora nel campo del tasse. Sì, siamo ancora sul nucleare. Sì. Questo abbiamo già parlato prima. Sì. Adesso ce ne sono ancora un paio interessanti, poi dopo possiamo anche passare le domande. Ecco, solo Windows. Facciamo bene. I pannelli solari, io per esempio sono 5 anni o 4-5 anni che ce li ho, non ci ho mai fatto niente, neanche politica. E quindi potrei dire che sono un sistema affidabile, però è anche vero che ad oggi non c'è una politica di recupero di questi pannelli. Questo è un altro sistema, e tutto è, come diceva prima tu, diciamo, qui ci sono degli specchi che inondano questo punto qua, questa sommità della torre, dove ci sono dentro dei liquidi che vengono scaldati e poi vanno a produrre calore per fare, c'è la turbina, vale, insomma. In California ce ne sono parecchie di centrali fatte così, non con pannelli ma con degli specchi. Il grosso vantaggio è che se si rompe uno specchio non è come se si rompe un pannello fotovoltaico, poi non hai a che fare con della corrente. Cioè, se volete non fare da poco, ma io quando vado sui tetti non vado a mettere le mani sotto i pannelli, perché lì c'è tensione, ci sono fino a 500 volt, no? Invece con gli specchi questo problema qua non c'è, ti puoi anche andare a sedere sopra che non succede niente. Questo è il Ford, con la sua T4, sì. Che dice, la potete prendere qualsiasi colore che volete, basta che sia nera. Sì, qua adesso c'è il discorso del biodiesel, bio fuel,
che c'è una grossa diatriba a livello internazionale, il Brasile è stato uno dei primi a fare questo tipo di combustibile, però la domanda è giusto impegnare chilometri e chilometri quadrati di prato per produrre energia diesel quando c'è della gente che vuole fare? Ecco, questo è un po' il discorso. Sì, direi che adesso, dato che se parliamo di un chimico, possiamo concludere qua. Ecco, quindi intanto vi ringrazio tutti quanti, siamo tutti qua, adesso lasciamo spazio alle domande, però vi voglio ricordare che il prossimo martedì ci sarà uno show appunto con Ciro e con Davide che vi parleranno non tanto anche dell'aspetto tecnico, ma ecco, sarà focalizzato sull'aspetto emozionale della Apollo 11. E cioè nel momento in cui i piloti sono stati incaricati di allenarsi per poter fare questa cosa e per poter andare sulla Luna dove non c'è mai più nessuno, con la possibilità di tornare vivi al 50%, quello sappiamo adesso, ma allora non si sapeva, nessuno aveva guardato, però lo sapevano, che potevano benissimo morire. E dove, beh, comunque ve lo racconteranno loro. Io adesso chiudo qua e accendo le luci e vi lascio. Vi lascio fare tutte le domande che volete su questo tema, ma anche su quelli precedenti o su qualsiasi altra cosa alla quale io possa rispondere ovviamente. Veniva generato calore di più di quello che veniva messo dentro, in sostanza
come dicevo prima, ci caccio dentro 100 watt a scaldarlo e il sistema andrà indietro 110. Quindi 10 watt da qualche parte vengono, no? Sono andati in televisione, hanno scritto sui giornali, abbiamo scoperto l'energia del futuro, perché non era radioattiva, qualche radiazione gamma comunque se c'è una fusione viene fuori lo stesso, però era pulita e poi si poteva spegnere, no? Ecco, allora ripetiamo questa cosa qua e non ci si riusciva più. Qualche luce è riuscito, in Giappone ci sono riusciti, in Russia ci sono riusciti, ma il processo non è ripetitivo, no? Rubbia, che è un premio Nobel, un nostro grande scienziato, una volta in un'intervista ha detto, aspetta pure, la frase esatta adesso non mi ricordo, comunque dice, sarebbe stato un grande regalo di Dio se ci avesse dato la possibilità di utilizzare l'energia, la fusione fredda. Fatto sta che io ero uno di quelli che sperava che veramente questo Rossi avesse risolto il problema. Poi andando a leggere anche il passato di questo Rossi, ho visto che il vizietto ce l'aveva anche prima. Il vizietto di dire cose che non sono vere. E fatto sta che adesso non lo considera più nessuno. Io sono ancora qui che aspetto la benedetta. Sostanzialmente sarebbe, appunto come dicevi tu prima, sostanzialmente lui avrebbe cacciato su delle barrette di nickel in un determinato ambiente che però non voleva dire come era fatto, con un determinato processo che non voleva dire come era fatto, e dell'idrogeno, e quello che uscì in effetti vero, verificato, era rame. E cioè c'è stata una metamorfosi di questo nickel che con l'aggiunta di un protone da qualche parte e in qualche modo avrebbe prodotto del rame. Non tutta la barretta di rame, ma qualche particella di rame, e questa trasformazione avrebbe prodotto calore. Non era però in grado di produrre energia elettrica, era solo energia termica. Lui l'ha dimostrato, sono andati dai giornalisti, hanno verificato con degli strumenti che aveva messo lui, che andava dentro di 100 e usciva 110. Però non si sa questi 100 come venivano misurati, non si sa i 110 come venivano misurati, forse tu sai qualcosa di più. Io volevo dire solo una cosa su questo esperimento, che lui come scusa per non farlo provare a degli scienziati indipendenti, detto che poi scoprono il mio processo, il segreto industriale, eccetera. Però in realtà per verificare che funziona non c'è bisogno di capire come funziona, cioè lo prendi, lo lasci dentro alla sua scatola senza sapere e fai le misure vere di quello che esce, di quello che entra, e non si è mai aperto a fare questo genere di misurazioni, quindi l'idea che fosse una truffa rimane. Voglio aggiungere una cosa che ho vissuto io, adesso purtroppo l'interessato che non c'è più perché è andato via prima, no? Come fanno a stare in piedi queste cose qua? Delle volte me lo chiedo io, ma com'è possibile? Eppure è così, e la gente non va neanche a credere, perché non è un reato. Se io chiamo 10 persone e dico guardate questa cosa funziona così, la vuoi comprare? Tu la compri? Se riesco a dimostrare che non ti ho sbagliato, e questo è il problema, no? Allora, tempo fa, 2 anni fa, o l'anno scorso, un mio amico mi dice guarda, io avrei bisogno di uno che ha dei soldi, li vuole investire. Ho sentito che a Milano c'è una ditta che fa un nuovo tipo di generatore. Già questa cosa qua a me è un po' comunque. Ho seguito la corte, ma che roba è? Ah, è un generatore magnetico. Già qua comincia a puzzare la cosa. Insomma, la morale della favola, vieni con me che voglio capire, perché questi qua li conoscono, è gente affidabile, va bene, andiamo a vedere. E mentre andavo sui macchine a Milano, ho detto non vorrei trovarmi di fronte a uno scatolone con dentro delle batterie d'auto e che mi fa vedere che accende una stufa una lampadina, perché se è così è chiaro che sono le batterie. No, ma ha detto che le batterie non c'entrano. Andiamo là. Mi fa vedere lo scatolone, accende le lampadine, dico ma lì dentro cosa c'è? Ah, lì dentro c'è l'acqua, posso vedere? Ma qui non si potrebbe, ma visto che sei tu, apri, ci sono 4 batterie da rotola in fondo. E dico, ma quelle batterie cosa servono? Ah, servono solo per farlo partire, dopo non servono più. Dico, bene, lo facciamo partire, poi dopo lo togliamo. Ah, non possiamo perché l'elettronica non è prevista. Dico, vabbè, grazie, andiamo a mangiare, cioè, andiamo già a salutare, perché sono ancora da che dentro di vendere questa cosa qua. Dentro di vendere c'è un'azienda con degli uffici. Non lo so. Comunque vi garantisco una cosa, che quando si andrà fuori qualcuno che trovava la maniera di fare effettivamente la fusione fredda, perché non è sicuro che questo avvenga, no? Perché non è un processo che è di sicuro già avvenuto, non si sa bene come si faccia controllare, quindi non è sicuro che ci si riesca ancora,
Quando questo succederà lo impareremo tutti quanti. Tutti saranno